Sabato 24 giugno, presso lo Scavolini Storditore del Greco, si è tenuto un evento dedicato a tutti gli amanti della buona cucina e del design. Ai Food Scavolini hanno organizzato uno show cooking con protagoniste le food blogger Marinella Petrarca e Michela Festa, che hanno condiviso i segreti della loro cucina, preparando ricette da degustare insieme agli ospiti. Marinella Petrarca, nel suo blog Un biscotto per due, ama perdersi tra impasti, aromi profumati, nastri colorati ed eleganti alzatine, per dispensare consigli e suggerimenti sul mondo della pasticceria. Michela Festa è l'ideatrice del blog Le torte di Michi, che nasce da una grande passione per le torte decorate e dolci. Le sue ricette esplorano il mondo della cucina dolce, italiana e internazionale, con uno spiccato gusto artistico per il cake design. L'iniziativa è parte del progetto Scavolini ai Food in Store, un blog tour in 100 tappe che coinvolgerà gli Scavolini Store d'Italia e che per l'occasione offriranno ai cittadini un'esperienza gourmet tra buon cibo e design, tutta da gustare. Tema centrale dell'evento tenutosi a Torre del Greco, il dessert. Come prima ricetta sono stati proposti dei cupcake ice cream, dolci muffin al cioccolato sormontati da panna fresca e decorati con zuccherini Smarties e praline. Successivamente, spazio alla leggerezza con la preparazione di una mousse allo yogurt con crumble croccante e frutta di stagione come fragole e mirtilli. Di seguito, le interviste realizzate a Marinella Petrarca e Michela Festa. Siamo con Marinella Petrarca, una delle protagoniste dell'evento allo Scavolini Storditore del Greco. Tema centrale il dessert. Che tipo di serata sarà? Proporremo io e Michela Festa del blog Le torte di Michi due dessert, dei cupcake ice cream. In effetti sono dei cupcake che simulano un po' il gelato. E lei una culis di panna, una mousse allo yogurt greco con frutta e crumble al limone. Questo è un progetto organizzato da iFood insieme a Scavolini, che sono 100 store che si sono proposti di presentare, in effetti, attraverso degli show cooking, i propri store in tutta Italia. E oggi siamo qui a Torre del Greco. Ecco, se puoi parlarci un po' del blog, di come, diciamo, si sviluppa, come accedere, cosa i visitatori possono trovare. Noi facciamo parte della piattaforma di iFood, che raccoglie più di 200 blogger che in effetti propongono da ricette tradizionali oppure dolci, cioè molto variopinta la cosa. Ci sono fotografie, libri, noi facciamo parte del network di NeddaDiction, dove oltre in effetti ad essere presente iFood sono presenti anche altri siti web, e quindi noi proponiamo anche in effetti una serie di libri che sono delle nostre amiche food blogger, come Il gusto della terra, Le fluffose e Il mondo di Thai di Vatinè. Quindi cose molto innovative nell'ambito della cucina, quindi che pubblico si aspetta di trovare stasera? Ma di tutto in effetti, cioè da un pubblico giovane, anche cioè, interessato alla cucina e quello che può fare in effetti una persona in cucina, tutto qua. In bocca al lupo per la serata. Grazie. Siamo con Michela Festa, l'altra protagonista della serata a Torre del Greco, dello show cooking allo Scavolini Store. Food blogger, come nasce questa passione? Una passione che poi è diventata un lavoro. Sì, ho deciso di aprire il mio blog, che è Le torte di Michi, circa 6 anni fa, proprio in estate, in questo periodo, perché diciamo sin da bambina seguivo molto mia nonna e mia mamma per tutte le ricette, ma in particolare per le ricette dolci. Avevo una passione proprio per i dolci in generale. Quindi che cosa facevo? Seguivo loro, mi copiavo le ricette, avevo proprio dei libri fatti, diciamo, da me, con tutti i suggerimenti della nonna, ritagliavo articoli dai giornali che riguardavano i dolci, e quindi mano a mano è aumentata la passione per le torte, e in particolare, poiché io nella vita faccio anche la ricercatrice in farmacologia, quando sono stata a Londra praticamente ho conosciuto il cake design e quindi il mondo delle torte decorate. Lì proprio è nata la passione per le torte decorate, e quando in Italia è uscita la moda del cake design mi sono subito data da fare, ho iniziato anche io a creare queste torte decorate. Quindi sul mio blog trovate tantissime ricette
offerte di dolci, di dessert, di dolci che potete mangiare a colazione, pancake, muffin, torte della nonna, appunto, torte classiche, ma anche di torte di cake design, perché amo molto decorare le torte. E quindi questo nasce proprio dalla mia forte passione, diciamo, per i dolci, il blog, e dove condivido ogni settimana una nuova ricetta, e anche sui social, su Instagram, su Facebook, cerco appunto di mostrare le mie creazioni o i dolci che propongo ogni settimana. Quindi una nuova frontiera per quanto riguarda la cucina, un panorama forse che in pochi, diciamo, conoscono, ma che si sta espandendo. Quindi questa è un'occasione anche per rendere partecipi quanto più persone possibile di queste iniziative, diciamo. Sì, sì, in realtà praticamente sul mio blog e poi le mie ricette sono anche non solo le ricette classiche, ma mi piace anche riprodurre ricette internazionali, in quanto viaggiando molto, quando vado in un posto e assaggio per esempio una torta alle mandorle spagnola, cerco poi di tornare a casa, di riprodurre la ricetta e di mostrarla sul blog. Quindi è un po' una sorta di prova che faccio, e mi piace molto sperimentare, ecco, oltre che a decorare le torte e fare cake design. Dottore Del Greco, un bel banco di prova, visto che c'è una grande tradizione gastronomica, quindi ci sarà da divertirsi. Sì, sì, infatti ci mettiamo alla prova, abbiamo varie gelaterie famose qui in zona, pasticcerie famose, quindi vabbè, noi cercheremo di fare il meglio, io e Marinella, quindi speriamo bene. In bocca al lupo per la serata e per il futuro. Crepi, grazie.